Con il supporto del Parco Scientifico e Tecnologico delle Marche, Tecnomarche, la Camera di Commercio di Macerata, la Provincia e la Fondazione Carima hanno realizzato nell'ultimo anno una serie di iniziative volte a sostenere la ricerca e l'innovazione delle piccole e medie imprese del nostro territorio. I risultati sono stati illustrati oggi nella sede dell'ente camerale, che fa dell'innovazione uno degli obiettivi principali da perseguire anche per il prossimo quinquennio. Tecnomarche ci sembra una struttura che possa rispondere alle esigenze delle imprese proprio su quella, sugli obiettivi di ricerca e innovazione, che sono due dei valori immateriali fondamentali per le nostre imprese per affrontare la globalizzazione. L'innovazione è il futuro, anche perché le lavorazioni tradizionali stanno soffrendo a livello nazionale e a livello locale. Se non entriamo in un progetto, una progettualità dove l'innovazione fa da fulcro, fa da volano per l'economia, credo che questi territori soffriranno per il futuro. Ecco perché chi ha messo in piedi operazioni di questo tipo credo che abbia usato una lungimiranza che è necessaria per noi. Oggi è un'opportunità di presentare, riferire e informare al territorio su quella che è stata un'esperienza sicuramente positiva nell'ultimo anno, grazie ad una coprogettazione, ad una collaborazione, devo dire, crescente con la Camera di Commercio di Macerata, ma anche con la stessa Fondazione Carima e l'amministrazione provinciale di Macerata. In questo senso Tecnomarche si pone come strumento di questi enti per i processi a sostegno dell'innovazione delle imprese. Sul territorio lo scorso anno è stata fatta una scelta di dare priorità di intervento all'innovazione di prodotto attraverso i materiali e anche allo sviluppo di tecnologie innovative per il marketing dei prodotti. Noi abbiamo realizzato nei primi sei mesi dell'anno dei progetti pilota con aziende locali che addirittura poi nel mese di luglio abbiamo portato anche in presenza alla Triennale di Milano.